siamo a Lozio, Villa di Lozio, e il Motoclacco Stavolpino, in collaborazione con la Proloco di Villa di Lozio, ha organizzato questa gara sociale di enduro. Finalmente, dopo 12-13 anni, siamo ritornati in questa bellissima prova speciale. Facciamo una gara di enduro fettucciato. Fettucciato sono quattro fettucciati, quattro giri. Fettucciato che dura circa 4 minuti. Sono piloti che arrivano da tutta la Bergamasca e la Bresciana. Comprende la categoria dai mini enduro, dalle moto moderne fino alle moto d'epoca. Siamo qua a Lozio per questa garettina sociale organizzata dal Motoclacco Stavolpino. Il tempo per fortuna si è messo al meglio e sicuramente verrà una bella giornata. Ciao, sono Gaglioni Davide, siamo qui a questa gara di enduro a Lozio, organizzata dal Motoclacco Stavolpino. Sono sempre delle belle gare, invito tante persone a venire, è divertente. Faccio le gare per pura passione, perché l'enduro è sempre uno sport bellissimo. E speriamo che non sia scivoloso al massimo, perché io sono di scarse possibilità. Corro una moto vecchia di 32 anni e speriamo di portarla alla fine. Siamo in questo posto veramente bello, in montagna, e oggi c'è un po' di tutto. Ci sono i bambini, ci sono i grandi e ci sono alcuni crossisti, molti enduristi, e speriamo di divertirci. E voglio ringraziare particolarmente Filippo, che ha avuto problemi di salute, e vogliamo ricordare l'impegno che ci ha messo per poter ospitarci, e anche tutta l'amministrazione comunale e i vari proprietari dei vari prati e così seguito. Ci riproviamo ancora a fare una gara per sentirsi ancora giovani, mettere a tutti gli altri la passione, e mi sembra che ci sia un buon gruppo, un buon numero di concorrenti.
signore e signori, buonasera e benvenuti qui a Bisogna per questa cerimonia di partenza della seconda edizione della Ronda. E oggi è una giornata particolare, molto importante per me, è l'esordio della squadra corse Angelo Caffi, una squadra corse intitolata in memoria di mio padre. Abbiamo voluto tutta la nostra famiglia unirci e fare questo, così per aiutare un po' i giovani, per aiutare quelli che potrebbero essere i piloti del domani. Mio padre sin da quando ero ragazzo si lamentava sempre del fatto che a Brescia, terra di grande tradizione motoristica, non c'era stato mai nessuno che mi avesse dato realmente una mano anche nel proseguo della mia carriera. Quello che vogliamo fare noi con questa iniziativa invece è quello di aiutare appunto dei giovani o non più giovani, diciamo, ad esordire o a provare a fare delle gare appunto con delle macchine abbastanza importanti. Qui siamo oggi con R3 della DP Autosport, che è il team che ci supporterà per questa iniziativa, Marco Superti e Peli Giuseppe, navigatore, sono i primi piloti di questa iniziativa che appunto, come detto, parte oggi, proseguirà poi con la Malegno Borno. Quindi continueremo a fare questa cosa sperando che possa comunque dare un contributo, diciamo, all'automobilismo bresciano, come abbiamo sempre fatto la famiglia Caffi, diciamo, da tante generazioni. Viking è un marchio nato per gente che ha bisogno di adrenalina e abbiamo degli atleti che impegnati in varie discipline sportive, i rally. Oggi abbiamo l'auto dedicata a Angelo Caffi, con la squadra corsa Angelo Caffi, con il pilota Marco Superti. Abbiamo Alex Caffi, che è impegnato ultimamente nei rally e farà la Dakar a dicembre. Abbiamo dei piloti, un pilota, Mattia Schiavini, che fa freestyle in una gang Ida Boot, che sono la più importante gang di freestyle in Italia. Stasera avrà un'esibizione a Albino, nonostante si sia infortunato sabato. Gente un po' fuori dai normali canoni, che beve il nostro energy drink e che veste in modo racing, diciamo. Ecco. Questo è il marchio Viking, e vedremo di ampliare sempre la famiglia di atleti e di essere presenti in discipline dove serve adrenalina. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nica ed il partito di Bona Ingranaggi. Se volete saperne di più, se avete un telefonino che vi consente di navigare in internet, o se volete questa sera, arrivando a casa, guardare il programma, perché magari la mia voce vi ha dato solo fastidio e non l'avete ascoltata, www.rondeacibrescia.it. Thank you.
but I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. Anche quest'anno siamo presenti alla Passo Croce Domini per il sesto moto raduno nazionale d'eccellenza Passo Croce Domini. Come potete vedere l'ambiente è stupendo, giornata fantastica. Aspettiamo una presenza di 3.000 motociclisti che vengono non solo da tutta Italia ma anche dall'estero, visto che ormai siamo entrati a far parte della Federazione Motociclistica Italiana e ci hanno dato quindi il grado principale, che è quello dell'internazionale. E conoscendoci quindi anche fuori dall'Italia, avremo presenze che vengono da Germania, Austria, Svizzera e soprattutto Olanda, perché come tutti ben sanno il Passo Croce Domini collega il lago di Iseo con il lago di Idro e anche il lago di Garda, quindi olandesi e tedeschi, austrici, svizzeri preferiscono passare le loro vacanze sul lago e attraversano quindi il passo. Scopo della manifestazione, questo che mi preme puntualizzare, è il fatto che viene tutto il ricavato viene dato in beneficenza all'associazione Tapioca, che gestisce le cucine. Oltre a questo diamo in beneficenza anche parte del ricavato al giardino botanico, il Fontaneto, che si trova a 10 km prima di raggiungere il passo, che grazie alla collaborazione con il Parco dell'Adamello abbiamo raggiunto questo scopo di finanziare questo progetto di mantenimento del giardino botanico. Ci trovate sia sul sito www.motoradunocrocedomini.it e su Facebook Motoclub Passo Croce Domini. Ciao a tutti! Siamo su Passo Croce Domini, sono gestore del rifugio, qui una meta ambita per molti motociclisti. All'inizio della stagione da parte dei tedeschi e austriaci, che loro sono in vacanza a maggio-giugno, e dopo pian piano arrivano anche i nostri italiani, dove abbiamo un po', diciamo, l'apoteosi verso questo periodo che è il giorno del raduno, motoraduno, qui Passo Croce Domini e Bazzena, dove arrivano un po' da tutta Italia, poi anche qualche straniero. E poi comunque la presenza è sempre forbita anche durante il resto dei mesi, e abbiamo soprattutto anche perché sono due o tre bacini di utenza molto grossi come il lago di Garda e il lago di Iseo, dopo possono fare il giro e fare ritornare dal Tonale, ritornare su per l'Austria e la Germania, o se no andare anche a Brescia per chi vuole scendere. Mi trovo al Passo di Croce Domini con la mia bancarella, che da anni è diventato un po' un simbolo di questo passo, dove transitano moto, macchine, ma soprattutto moto anche stranieri e anche altra gente. L'idea della mia bancarella è stata quella di dare la possibilità a qualcuno che magari passa di qua, che si è bagnato durante la strada del Maniva e si trova un po' sprovvisto di qualche maglietta o qualcosa, che si è bagnato durante il percorso. Sono qui con la mia bancarella appunto per dare anche un servizio, diciamo, oltre che per il resto, ecco, anche per il mio guadagno naturalmente. È una zona che è favolosa, secondo me, stupenda. Io addirittura, senza esagerare, posso dire di essere innamorato di questo posto. Sono anni che vengo su e devo dire che si sta veramente bene. Se fa freddo ci sono anche le maglie un po' più pesantine. Ci sono delle domeniche che qui fa anche freddo. E ci ringraziano veramente. E quasi a volte... Vorrei dire che, indipendentemente, a volte può diventare anche un servizio sotto un certo aspetto, perché veramente qualcuno rimane sprovvisto, cioè, di qualcosa di pesante o di abbiamo asciutto. Cominciato per quello. Per quello, ecco, veramente è stato perché quello. Chiedevano di chi lei, delle perché magliette. Noi venivamo su allora a lavorare, a dare una mano a un nostro amico, un nostro parente, e da lì è nata l'idea, perché tante volte capitava che qualcuno arrivava qui e diceva: ma non c'è qualcosa da cambiarsi, che abbiamo la maglia tutta bagnata, e da questo è nata questa bancarella e si va avanti così. Sono solamente 30 km e in 30 km abbiamo dei paesaggi stupendi, e da qui poi partiamo, andiamo al lago d'Idro, a Bagolino, c'è un bel rifugio gestito bene e qui si trova sempre compagnia e di solito persone nuove. Qui è bello perché si incontrano più persone che in Piazza Duomo a Milano. È come al Passo del Vidione, uguale. È la caratteristica migliore dei passi. Si trovano persone di tutte le nazionalità e poi persone tutte educate e gentili. E bisogna venire da soli, però.
facciamo un saluto a motori a go go. Verrai intervistato anche te. Speriamo che vinca il migliore. Vinca il migliore. E soprattutto che si divertano tutti. Ciao a tutti. Vi saluto tutti, ciao da Pasquale. Ciao a tutti. Pronto, 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 prova, pronto. E ringraziare in particolare il nostro presidente Carrara, tutti i suoi collaboratori e io compreso. Ci rivediamo alla prossima, ciao ciao. We'll be right back.